Siccome tra un po' esce anche il capitolo nuovo Mirage e poi l'ultimo video che avevo fatto su Assassins, ho visto che vi era piaciuto molto, siete molto appassionati della saga. A me, devo dire, è un po' passata, però comunque è sempre leggendaria e divertente, quindi benvenuti oggi su WatchMojo Italia per un mischiaticcio videogiochi e curiosità easter egg dietro i videogiochi, ma anche storiche che riguardano appunto la serie degli Assassin's Creed. Fatti curiosi che magari non sapevate e che mi raccomando, se vi interessano, condividete con i vostri amici condividendo questo video. Fate un salto sul mio profilo Instagram che trovate, come l'ho letto, profilo che trovate qua sotto. Lasciatemi un seguito se volete fare due chiacchiere, scrivetemi pure nei messaggi e andiamo. Alla numero 10 abbiamo: perché Altair non sa nuotare? Assassino omicidiale, inarrestabile, aveva solo un acerrimo nemico: l'acqua. Altair toccava un centimetro d'acqua e affogava, era uno dei tratti più demenziali di quel gioco, senza spiegazione, se non che una spiegazione c'è, è data nel 2, tra le mail di Lucy che possiamo leggere e che dicono che in realtà era tutto dovuto a un bug nel sistema dell'Animus che non processava l'acqua e quindi il ricordo si interrompeva lì. Infatti non è che Altair morisse, ma semplicemente si desincronizzava. Ah! Che modo elegante della Ubisoft per dire che non avevano né tempo né cazzi mazzi per implementare un sistema di nuoto. Alla numero 9, scalpitare per scalpizzare. Era tutto quello che lo studio di Montreal voleva per il terzo capitolo della saga, in cui Connor è nativo americano e siccome i nativi americani no, facevano a cavallo e se te pigliavano ti strappavano anche tutti i capelli, perché non metterci una bella meccanica del genere che farà divertire tutti i giocatori a strappare i capelli come quei pazzi nativi americani per 80 ore? Perché innanzitutto non era esattamente... Connor non è che sia un maniaco omicida, e soprattutto perché dovrebbe farlo? Secondo, come disse tale Thomas Deere, esperto di culture native, i Mohawk, ma in generale tantissimi gruppi nativi, non facevano lo scalpo, che tra l'altro era un rituale che veniva eseguito post battaglie soltanto in alcuni casi, quindi fu rimossa all'ultimo minuto questa meccanica, che era anche stata implementata, pensate. Alla numero 8, omicidi storicamente accurati al dettaglio. Corrado di Monferrato doveva essere una delle prime vittime di una lunga lista che dura da 15 anni ormai. Come moltissimi, anzi quasi tutti, bersagli ai quali ficchiamo una bella lama nella giugulare, la cosa è storicamente accurata. Non che qualcuno gli abbia ficcato una bella lama nella giugulare, ma che la vittima di turno però sia quantomeno dove ci troviamo in quell'anno e possibilmente ci sia pure crepata. Salta fuori che addirittura Corradone fu assassinato, quindi bene, bravo, ma si fece assassinare un anno troppo tardi, nel 1192, sciocchino. Che combini? E noi siamo con Altair ad Acri nel 1191, ma il team di sviluppo trovò che proprio ad Acri nel 91 c'era un altro suo parente, Guglielmone, sempre da Monferrato, sempre da Monferrato la gente viene a morire, pure lui schiattato male, che quindi fu inserito al posto di Guglielmo. Sì, di Corrado, scusate. Alla numero 7, i miliardi di Assassin's Creed. Sia quelli che faranno, perché la serie finirà forse quando avranno coperto ogni singolo anno della storia umana dal paleolitico all'ultimo nostro giorno sulla Terra, ma anche i miliardi di cicin che fanno con sti giochini e con sto giochino di farli sti giochini all'infinito. Di fatto, ora, essendo in giro da solo 15 anni, uno potrebbe dire: ma quanto mai avrà fatto, anche se è famosissima? È presto diventata la serie più remunerativa della Ubisoft e in generale una di sempre tra i videogiochi, molto più dell'altra Ubisoft che fa un sacco i soldi, ossia Tom Clancy, perché però Tom Clancy non ha le microtransazioni in game per cambiare i colori ai proiettili e quindi non poteva, a differenza di Assassin's Creed Valhalla, per dirne uno, arrivare a 1 miliardo di guadagni. Valhalla è stato dunque un incasso storico, insomma una serie storica in tutti i sensi. Non era divertente. Alla numero 5, Assassin's Creed per insegnare ai bambini come sgozzare i passanti con un tagliacarte preso a scuola, anche, ma soprattutto la storia. È bella la storia, con tutti i suoi morti, le litrate di sangue, la gente sbudellata, crocifissa, messa a rogo, massacrata in battaglie senza senso. Mi è sempre piaciuta la storia e mi è sempre piaciuto anche come, quando meno te l'aspetti, possa essere insegnata anche in questi contesti. Perciò il museo ufficiale della National Geographic di Washington DC, che per una mostra sull'antico Egitto, avendo pochi manufatti rubati direttamente dall'Egitto, perché quelli ce li hanno quasi tutti al Louvre, decise di compensare mostrando pezzi di Assassin's Creed Origins, perché ritenuti giustamente così accurati e fatti bene da poter essere una lezione su come si viveva nell'antico Egitto. Qualcuno avrebbe mai detto che i videogiochi sarebbero arrivati a questo? Che arco narrativo veramente hanno avuto. Alla numero 4, easter egg in Mirage. Ma se non è nemmeno uscito, Harry, non importa, ci basta il logo, perché l'easter egg è proprio nel logo, non l'avete notato? Ah, forse perché non parlate arabo.
male. Beh, nemmeno io parlo arabo, l'ho soltanto letto su un articolo su internet, ma ora ci faccio il fico con voi come se l'avessi notato per primo. Il logo a punta, no? Il sigillo degli assassini, a questo giro è composto da due parole che sono la stessa, scritte su entrambi i lati a caratteri arabi che recitano al-Makfi, ossia traducibile come i nascosti, gli occulti, ossia l'ordine fondato da Bayek dei primi assassini che evidentemente dall'Egitto ritornano anche in questo gioco. Alla numero 3, Assassin's Creed. Ok, questa era bruttissima, mi dovete perdonare, veramente non so neanche perché l'ho... Giusto per dire che sempre in Valhalla storicamente abbiamo anche un'altra evenienza mai vista in un videogioco prima. E chissà se magari altri emuleranno la cosa, ossia il primo e unico riferimento in alcune mail scambiate tra Layla e Rami Hassan al Covid. Layla dice di stare bene senza sintomi, nominandolo proprio. Ed è una cosa che tendenzialmente non succede mai, il parallelo mondo reale e mondo fittizio. Anche se vuole essere un parallelo del reale, appunto, ma gli Assassins sono sempre lì a cavallo borderline di quello è il nostro mondo ma non è il nostro mondo, perciò un dettaglio molto particolare. Alla numero 2, da grandi aspirazioni, grandi delusioni, ossia un sistema di caccia di Assassin's Creed che era un po' pietoso, almeno poteva essere così tanto meglio col senno di poi che dopo mezzo secondo le poche azioni di Connor diventavano noiosissime, ma era una meccanica che addirittura rischiò quasi di affondare, pensate, il gioco, di fargli fare la fine di Altair in acqua, perché si erano intestarditi a volercela mettere alla Ubisoft, ma non sapevano come implementarla, al che uscì però Red Dead Redemption e semplicemente decisero di prendere e copiare quella vista in quel gioco, però senza riuscirci, e venne fuori un po' il pastrocchio che abbiamo avuto alla Belle Meglio, che magari ti insegna come lezione che quando un'idea non è un granché puoi anche scartarla, lo sai? E alla numero 1, Notre Dame, protetta dal copyright, è arrivato anche lì, se non ci può fare niente manco la Ubisoft, direi che dovevo smetterla anche io di lamentarmi. Comunque, il tema di Unity era la Francia, perciò decisero di fare la Francia tutta quanta per benino. Il team di sviluppo di Unity stette per ben 2 anni solo sulla cattedrale per cercare di ricrearla quasi uno a uno a livello di somiglianza, sebbene appunto alcune opere d'arte presenti non potevano essere mostrate in game per via dei diritti d'autore e alcune modifiche esterne furono applicate, perché salta fuori che nella realtà saltare fuori da Notre Dame non sarebbe così semplice come nel gioco, perché non è fatta per farci parkour sopra. Ma come? Non l'hanno progettata per quello, e quindi aggiunsero un po' di appigli qui e là che non ci sono. La cosa fighissima però è che la Ubisoft stessa donò poi planimetrie e scan tridimensionali per la ricostruzione della struttura dopo l'incendio di 3 anni fa, perché erano le più accurate che si potessero avere. Pensate voi, incredibile. Allora, fatemi sapere se sapevate queste cose, se vi è piaciuta questa top, vi ricordo, condividetele, ci vediamo domani per un altro video, ciao!